Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui con la live reaction di Dinamo Kiev Lazio. Come i vecchi tempi da solo, come i vecchi tempi nella mia nuova casa in affitto, esattamente come in Inghilterra. E come in Inghilterra la telecronaca è Daly Bashir. Non può che essere in inglese, esattamente come i vecchissimi tempi. Dia! Sì! Mamma mia, il Dinamo! Ma è incredibile, dopo 4 minuti il demone senegalese! Il demone senegalese ha segnato subito! Quanto è bello e quanto è forte! Ma è scarso, vediamo che è successo qui, che mi sono completamente perso l'azione. Bravo Pedro e bravo Dia. No ragazzi, cioè, non c'è niente da fare, è un giocatore di un altro livello, cioè io ve lo sto provando a dire da tempo, ma è un giocatore di un altro livello, e per fortuna che Baroni lo ha messo da primo. E dai, amore mio. Che poi gasa tantissimo con quella fascia sulla mano sinistra. A me gasa tantissimo. Mi sono innamorato di Boulaye Dia. Ci sentiamo. Forza Lazio. Forza Lazio. Ale. 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59. Stiamo attaccando e non abbiamo ancora preso gol. Questi gol non li sbaglia, cioè stanno facendo rivedere il replay. Questi gol Dia non li sbaglia, perché è troppo bravo tecnicamente e soprattutto è troppo sveglio. Cioè a me dà la sensazione di essere un giocatore sveglio, un giocatore intelligente. Quindi non li sbaglia. Guarda come ha preso in controtempo il difensore col primo controllo. Raga, di che cosa stiamo parlando? Esagero? Ditemelo se esagero. Ecco il problema dei siti pirata. Ricordate le bestemmie che tiravo quando mi perdevo i gol? Bei tempi però, bei tempi. I primi tempi del canale. Dai, Mario si è già fatto una sovrapposizione. Ma che cosa fai? Ha fatto una cosa buona, la sovrapposizione, e poi ha vanificato tutto quanto crossandola in bocca al portiere. Io non ci posso credere che noi siamo stati per 7 anni a seguire una squadra con Marusic titolare. Secondo me meritiamo un premio Nobel per la pazienza. Mamma mia ragazzi, Ciaparenko è la terza volta che prova a fare un cross e gli finisce in curva. Mamma mia ragazzi, Ciaparenko, guarda che maglia che hanno questi, ma è una cosa terribile. Dele Bashiru, sì, ha segnato Dele Bashiru, incredibile. Chi gli ha dato quella palla lì? Vesino, raga, Vesino, perché era scomparso Vesino? Giocatore indispensabile. Ha segnato Dele Bashiru. Incredibile. Verticalità. La verticalità della Lazio di Marco Baroni. Con Dele Bashiru che come Dia segna davanti al portiere. Bello, l'ha messa pure bene, l'ha messa sotto l'incrocio. Grandi ragazzi, grandi. Devo essere onesto, non mi aspettavo un inizio così. Dia! Sì! Ma quanto è forte questo! Ragazzi, che Lazio! Assist di Dele Bashiru. Questo è l'assist di Dele Bashiru, ragazzi. Ma che cosa sto vedendo?
Ma questa Lazio mi sta galvanizzando. Che ho colpestato qualcosa, non so che cosa. Io mi sto emozionando, non avevo, guarda, non provavo queste emozioni da Felipe Caicedo. Veramente ragazzi, non sto scherzando, io non provavo queste emozioni proprio di innamoramento calcistico da Felipe Caicedo. Vai, 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 raga. Vai, vai, forza, il quarto trattore. Niente, il trattore si è impallato, ragazzi, del Bascino si è impallato, si è buggato per un istante, era partito, poi si è fermato e ha passato la palla a uno della Dinamo Kiev. Sento un senso di... appagamento. Io in questo momento mi sento appagato. Cioè per me possiamo perdere pure 4-3 adesso. Sto scherzando chiaramente. Mi hanno spoilerato quello che sta per succedere. Ecco qua. Gliel'ha tolta dall'incrocio. Questo grandissimo pezzo di merda l'aveva messa sotto l'incrocio, incredibile, ha fatto una bella parata. Che palla attato di A! Se l'è cagato Petro, se l'è cagato pure Isaacson, incredibile. Segna tu, ti prego, fai tutto da solo. Pensaci tu, Boulaye. Che ha fatto delle basciure? Perché è scivolato? Ancora! No, tira prima! Ah, comunque questi sono veramente scarsi in difesa, Cioè, siamo onesti, ma questo non può essere un fallo da rosso. Per quella che è la mia visione del calcio, questo anche giallo sarebbe troppo. Anche giallo sarebbe troppo per un intervento assolutamente involontario. Però vabbè. Oh, finalmente Nosdin nel ruolo in cui dovrebbe giocare. Che cosa ha appena fatto Nosdin? Ma sta ridendo. Ma Del Bascino si è messo a ridere. Ma cosa cazzo sto vedendo?